Buongiorno a tutti, oggi vado a fare due uova al piatto cucinati sulla pentola dove sta bollendo l'acqua. Gli ingredienti sono, vabbè, pepe nero, aceto balsamico concentrato, riduzione, già pronto, olio piccante, origano, un po' di saltoreggia e un colorifico, ed è l'urcum, arriva dal Brasile, vabbè. Comunque lo vendono qua in Italia. E due uova bianche. Innanzitutto un po' d'olio nel piatto. E lo andiamo a spargere bene con la mano. E adesso vado a metterci sopra le uova. Eccole qua. Adesso andiamo a metterci un pochino di origano. Se c'è il ramoscello poi lo togliamo, un po' di saltoreggia, scusate perché non posso usare l'altra mano, quindi un po' di saltoreggia così, un po' andiamo a mettere un po' di colorifico. Adesso mettiamo prima l'aceto balsamico, così, proprio delle gocce da dare un po' di... Esci o non esci? Vediamo un po'. Dai. Così, proprio per dare più che altro un decoro. Ma è buono anche sentire. Okay. Poi vado a mettere il pepe nero e l'olio piccante. Un attimo solo che metto in pausa perché non riesco. Eccoci qua, ho messo il pepe nero. Poi mettiamo alcune gocce di peperoncino piccante, bello rosso. Così. E voilà. E adesso il sale, che ce ne aveva messo un po' adesso e un po' poi in uscita. Ecco voilà. Adesso non faccio altro che prenderlo e metterlo qua sopra, però uso tutte e due mani prima che... Eccoci qua. L'abbiamo appoggiato, l'acqua sta bollendo, la fiamma non troppo alta, normale. Andiamo a mettere il coperchio. All'incirca un 4 minuti e sono pronti. Se le vogliamo col rosso che si liquido, 4 minuti, se no aspettiamo ancora un po' di tempo. Io preferisco diciamo col rosso bello liquido che esce di fuori. Poi c'è chi preferisce ben cotto, è un'altra cosa. Ok, aspettiamo. Diciamo perché questo tipo di cottura? Solitamente mia mamma, molte volte quando cucinava, e lo fa ancora oggi, no? Mette sopra il piatto così, e io l'ho sempre chiamato l'uovo al piatto, però ho deciso di farlo come lo fa lei, però mettendoci qualche cosa in più sopra, per dare un po' di sapore diverso, diciamo, all'uovo. Importante non esagerare col fuoco, non troppo alto, se no si forma la pellicina. Come vedete sta iniziando, è passato circa un minuto. Adesso aspettiamo. E anche perché in questo modo qui l'uovo è più, secondo me, più salutare, cioè non è fritto, è cucinato un po' al vapore, quasi come se l'avessimo cucinato al vapore. Ok, ragazzi, siamo circa 2 minuti e mezzo. Non va fatto di aprirlo, però vabbè, lo apro per farvi vedere, tiro il coperchio per farvi vedere come sta.
Eccolo qua, guardate, bellissimo. Guardate l'olio come se è proprio entrato dentro al bianco e guardate proprio il colore del rosso. Adesso andiamo a rimettere. Coperchio trasparente mi permette di vedere meglio, però non importa, potete mettere anche un piatto rovesciato. Ok? Eccoci qua ragazzi, ci siamo. Ancora un 30 secondi, eccolo qua. Guardate che spettacolo. Il rosso è ancora completamente il tuorlo. Bello, guardate. Questo è bello morbido, guarda. Addirittura il balsamico è passato di sotto, guarda. E guardate che spettacolo qua, l'olio. Tutto proprio il colore del piatto. Adesso ancora 30 secondi e lo tiro giù. Poi ripeto, se qualcuno vuole il tuorlo ben cotto, lo lascia ancora qualche minuto. Eccoci qua. È pronto. Ecco qua. Adesso lo metto sul tavolo e vado ad assaggiare. Eccoci qua. L'abbiamo appena tirato fuori. Il bianco si presenta ben cucinato. E il rosso. Eccoci qua. Ripeto, se lo volete più il rosso più cucinato, lo lasciate più tempo. Ringraziamento a tutti quelli che guardano il video. Buona giornata.